Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi. Prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, ragazzi. In questo nuovo tutorial vi spiego come risolvere questi problemi dei bug crash già al lancio della beta di Call of Duty Modern Warfare. Quindi non faremo altro che risolvere questi problemi come ho risolto i problemi su Call of Duty Warzone assieme ai miei 10 video e hanno funzionato, hanno risolto il crash, hanno risolto il bug, hanno risolto i glitch, hanno risolto il lag e hanno risolto addirittura i problemi al lancio del gioco. Quindi, innanzitutto andiamo su gestione dei dispositivi per vedere se ci sono aggiornamenti sulla nostra scheda video. Quindi andiamo un attimo su scheda video, la mia 1660 Super, aggiorna driver, oppure possiamo fare disabilita dispositivo e riabilitarlo e poi riavviare il PC. Ok. E fate aggiorna driver, cerca automaticamente i driver, cerca i driver aggiornati in Windows Update. Come potete vedere, a me c'è un aggiornamento da fare, quindi fate scarica e installa e fate questi aggiornamenti e fate riavvio del PC. Poi andiamo su, se ricordo bene, su gestione attività, avvio. Ci sono veramente molte applicazioni che danneggiano molte altre applicazioni, ad esempio le applicazioni all'avvio. Quindi ci sono tante applicazioni mie che ho disabilitato e ho abilitato quando avvio il PC. Ok, quindi per esempio, dove sta Logitech? Questo mi serve, quindi ho fatto abilita. Ok, non disabilita, abilita, perché Logitech mi serve. E facciamo chiudi. Un altro problema da risolvere è quello di cancellare i file, i cache, tutti quei file immondizie che non ci servono. E poi, una volta fatta quella procedura, andiamo ad avviare il gioco, perché poi dobbiamo anche risolvere alcune cose anche su Modern Warfare, la beta aperta, ok? Una volta fatto, ragazzi, andiamo su Mostra in Esplora risorse. Dobbiamo cancellare tutti quei file che vi ho detto, quindi andiamo nella sua cartella, cancellare alcuni file di immondizia nella cartella dei documenti, cancellare tutti questi file perché non ci servono, perché poi una volta fatta la riparazione, fatta la riparazione, ritorneranno. Poi eseguiamo Call of Duty come amministratore. Una volta aperto, cioè una volta risolto il problema del lancio, andiamo un attimo su grafica, perché dobbiamo fare una cosa: dobbiamo un attimo scendere giù e resettare la shaders, le ottimizzazioni. Quindi facciamo un riavvio. E aspettiamo. E una volta risolto, come ho detto, fate su impostazioni, proprio lì dove sta quella rotella, e fate analizza e ripara. Ok. Semplice. Quindi, ragazzi, siamo riusciti, non so, a risolvere i problemi all'avvio riguardo a fare gli aggiornamenti. Le applicazioni che si avviano così automaticamente possono dare problemi alle altre applicazioni. Abbiamo fatto questo restart dell'ottimizzazione della shaders su Call of Duty. Abbiamo cancellato tutti i file immondizi che non ci servono. Diciamo che sono gli stessi metodi su tutti i Call of Duty appena usciti, quello come Vanguard, come si chiama l'altro, Black Cold War, no, com'era? Cold War, Warzone, sempre gli stessi problemi. Cancellare quei file immondizi, fare analizza e ripara, riavviare il PC, e state certi che va di sicuro. Quindi grazie a tutti per questa visione, ragazzi. Lasciate like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!